punto era questo, non so se ricordate, 1993-94, lo scandalo dei manuali di sinistra, tutti i manuali diventano manuali comunisti, perché? Perché non parlano delle foibe, non parlano delle foibe e tutto ciò si viene a sapere a partire da un opuscolo stampato da alcuni ragazzi di AN e oltretutto che in rete era stato messo dalla sede di AN di Piacenza. E quindi da Piacenza il verbo si è diffuso in tutto il mondo e poi si diceva appunto questi manuali sono tutti di sinistra, eccetera, eccetera. Fra questi manuali era citato il Camera Faglietti. Il Camera Faglietti era proprio quello preso. Allora, Luigi Cagliari ha preso tutti i manuali di Cagliari, li ha messi lì, se li ha studiati e ha scritto questo bel pezzo in cui si vede una cosa. Primo, non è vero che i manuali italiani non parlano delle foibe. Anzi, dal tempo, da qualche anno prima addirittura dell'articolo di questi ragazzi di Alleanza Nazionale, che era un vecchio partito della, credo, Terza o Quarta Repubblica, non so, un po' di veramente, i manuali parlavano di foglie e hanno continuato a parlare di foglie. Addirittura il Camera Fabietti dedicava alle foglie una scheda di 5 pagine. In cui non nominava tutti i morti per file per segno, però ne parlava abbastanza bene. E ciò di cui non parlava, tu lo capisci da un piccolo cenno, quasi cursorio, del Camera Fabietti, che dice: certo gli italiani non si sono comportati bene in Jugoslavia. E via andare. Andando a vedere la maggior parte dei manuali, con alcune eccezioni luminose, eccetera, ma con delle eccezioni, ciò di cui non si parla nei manuali italiani e cosa gli italiani hanno fatto in Jugoslavia. E questa la notizia censurata.